Amici di Facebook, cittadini toscani, un saluto a tutti coloro che ascoltano questa diretta, con la quale io voglio esprimere la mia opinione sul fatto che nella questione che oggi è un po' la notizia del giorno, ovvero la Toscana, che rimane zona arancione fino alla settimana prossima, io voglio, mettendoci la faccia, dirvi che ritengo questa decisione ingiusta e immotivata. È una decisione che indubbiamente non rende merito al lavoro che è stato fatto soprattutto dai toscani con i loro comportamenti, dalle istituzioni e voglio segnalarlo dai dati, perché le mie considerazioni nascono proprio dai dati che oggi abbiamo. 574 sono i contagiati di stamani. Dal lunedì ad oggi, che è sabato, la media è sempre stata questa, circa 500 persone contagiate al giorno. Si può essere stati a 482 oppure si è toccato i 600, ma la media è questa. Un dato che se confrontato con le altre regioni è un dato molto interessante. Questa, la Toscana, che ha sicuramente uno dei minori livelli di contagio in questo momento. E conseguentemente si viene a creare una disparità di trattamento fra regioni che zona gialla ci sono da molto tempo, che sono arrivati addirittura una di queste ad avere negli ultimi 2-3 giorni una media che si avvicina ai 4.000 contagi il giorno e noi che da una settimana a 500 rimaniamo in zona arancione.